Buonasera dal palazzetto dell'Avione, seconda giornata d'andata del campionato di Serie B, Lecco Piacenza, la gimara di coach Meneguzzo contro la Bacheri di coach Claudio Capeta. Qui insieme a me in cabina di regia Carlo Audino. Ciao Carlo. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Subito un esordio casalingo di fuoco. Arriva Piacenza, una squadra ampiamente costruita per cercare il salto di categoria, una squadra che rispetto magari ad altre formazioni di Serie B non ha tanti lunghi, non ha tanti centimetri, almeno sotto canestro, però che è una squadra infinita, una squadra lunghissima e che mette insieme due anime, l'esperienza con la freschezza di qualche giovane molto interessante come i due classe 98, Guerra e Maresca. Allora andiamo a vedere quali sono i due quintetti. Lecco che parte con il quintetto base, ovvero Maccaferri, Quartieri, Cacace, Balanzoni e Spera. Risponde Piacenza con Rombaldoni, Pederzini, Perego, Birindelli e Stanic. Palla 2, vediamo di chi sarà il primo possesso. Intercetta subito Spera la prima palla del match, è per Lecco con Maccaferri, subito lo scambio con Spera, arriva Cacace, sempre fuori dall'arco del 6-75, la palla dentro per Balanzoni, dentro ancora per Cacace che va con la mano destra a mettere dentro i primi due punti. Lecco che segna al primo possesso, ora Piacenza con Stanic, ex Eurobasket, Rombaldoni, uno dei veterani, la palla va fuori, l'ultimo tocco è di Birindelli e c'è la prima palla persa per Piacenza. Intanto l'arbitro ferma il gioco, probabilmente un problema di cronometro. Si può ricominciare possesso Lecco dal fondo con Spera che va a prendere palle, a consegnare subito a Maccaferri con il numero 66, il nuovo play della Gimar, arrivato da Faenza, Balanzoni, Maccaferri, arriva Cacace a ricevere la palla schiacciata per Balanzoni, Balanzoni contro Birindelli, va fuori per Spera, il classico piazzato ferro, poi Quartieri non va a rimbalzo, allora riparte Piacenza veloce con Stanic, bravissimo Cacace a intercettare, apre per Maccaferri che si può prendere il tiro da tre punti, ferro, poi Balanzoni a rimbalzo, ma arriva Rombaldoni che corre già dall'altra parte e va a mettere dentro il canestro del pareggio. Qua tutta l'esperienza di Rodolfo Rombaldoni, classe 1976. E soprattutto un gran passato in Serie A. Qui abbiamo già visto due versioni differenti, quattro azioni, due cercando di giocare con le proprie certezze da parte di entrambe le squadre, come in questo caso con Lecco che trova altri due punti, se ingancio dal cuore dell'area con la mano destra di Balanzoni, dall'altra parte Perego piazza letteralmente un cross. E dicevamo, due azioni, quattro azioni completamente diverse, due molto tattiche e molto tecniche, le altre due in velocità, e in velocità alla lunga l'esperienza di Piacenza può avere i suoi frutti. Quartieri con un altro tiro con tanto tanto spazio, come in precedenza quello di Maccaferri, non va, si resta sul 4-2 quando sono passati i primi due minuti di questo match. Stanic prova a sfruttare la stazza contro Maccaferri, ma la difesa di Lecco si chiude bene e frutta un altro recupero. Balanzoni vuole partire contro Stanic, si appoggia bene con il fisico, sbaglia, c'è il tocco a rimbalzo di Spera, Cacace controlla in due tempi, Spera il suo piazzato, stavolta va a segno, tanta tanta grinta, tanta voglia di vincere per tutte e due le squadre. Ora possesso Piacenza con Stanic, protagonista l'anno scorso in A2 all'Eurobasket, Birindelli, Rombaldoni, Quartieri su di lui, Rombaldoni riesce a far passare la palla da una fessura, poi Birindelli, canestro, fallo subito e quindi tiro supplementare per andare a meno uno.
Mirindelli che va già in lunetta, intanto si parlano Quartieri e Maccaferri. Va Mirindelli con il libero aggiuntivo a segno, 6-5, sempre Lecco in vantaggio in questa fase di studio. Maccaferri spera nuovamente, Maccaferri ancora spera, arriva Quartieri a ricevere, poi Balanzoni si butta dentro, Maccaferri palla dentro per Balanzoni, il taglio di Quartieri, poi c'è il fallo di Perego su Balanzoni, bravo Balanzoni andare a prendere questo fallo contro il suo diretto avversario l'anno scorso, protagonista assoluto Orzi Nuovi con la promozione in A2. Intanto Balanzoni, forse un fallo subito, trova solo la parte bassa del ferro, allora può ripartire la Baccheri con Stanic, la palla dentro per Perego che sbaglia, bravissimo Balanzoni a recuperare, poi Quartieri lotta la Gimar e allora può ripartire allargando per Cacace, va dentro Cacace, fallo di Stanic ed è il secondo fallo di squadra per Piacenza quando il cronometro segna 6 minuti e 36 nel corso del primo periodo. Rimessa dal fondo in zona offensiva per la Gimar, Maccaferri va fuori subito per Quartieri, si fa vedere ancora Maccaferri che va a ricevere, poi torna fuori da Spera che può prendersi la tripla, Gaetano Spera, 9-5 per la Gimar, buonissima l'intesa tra play e lungo. Rombaldoni intanto palla in mano e c'è fallo in attacco, bravo Cacaccia a prendere posizione e la chiamata arbitrale che premia Lecco, e c'è anche il time out chiamato da coach Coppeta, bravo Cacaccia. Rombaldoni ha già la seconda azione, lo sappiamo che lui se non può sfruttare la velocità sfrutta il suo fisico che per essere un esterno è davvero davvero importante. Bravo in questo caso Alberto Cacace, abbiamo già visto quelli che potrebbero essere due motivi tattici di questa partita, una Piacenza che non mette troppa pressione, almeno anticipando, non anticipa linee di passaggio, ma preferisce piuttosto applicare una difesa di contenimento. Per contro Lecco, come sappiamo molto bene anche dalle annate passate, fa della fisicità, dell'agonismo uno dei suoi punti peculiari, e Piacenza a lungo andare forse un pochino potrebbe risentirne. In uscita dal timeout le squadre si ripresentano con gli stessi effettivi, è Maccaferri a impostare l'azione di gioco, riceve subito Balanzoni, la palla che torna nelle mani Maccaferri, in questa azione si muove un pochino meno il pallone ma poi si riesce ad andare sotto da Balanzoni contro Mirindelli, gran canestro, Mirindelli aveva fatto tutto davvero davvero bene ma la sensibilità delle dita di Jacopo Balanzoni hanno fruttato i punti numero 3 e 4 del suo match, massimo vantaggio per Lecco più 6, bella palla sotto e fallo ancora una volta ravvisato ad Alberto Cacace, secondo fallo per il numero 22 della Gimar, stavolta però il fallo è stato deciso per evitare un ennesimo gioco da 3 punti, due liberi per Riccardo Perego, a segno il primo, si iscrive anche lui a referto, 11-6 Gimar, resta di 5 lunghezze il vantaggio di Lecco, Maccaferri ancora sempre contro Nicola Stanic, l'uscita di Quartieri, spera potrebbe rollare ma si ferma, la palla finisce nelle mani di Balanzoni che prova il tiro dalla punta, c'è l'errore, allora Rombaldoni già dall'altra parte, Pederzini con tanto spazio potrebbe attaccare Spera ma chiude il palleggio, Perego ancora sotto canestro, fuori ancora per Pederzini, stavolta vuole attaccare Spera, bravo Spera a tenere pick and roll, Stanic palla che gira per vie perimetrali, ancora Spera a chiudere la visuale a Pederzini che si gira
La palla danza un paio di volte, poi esce molto bravo. Dall'altra parte Balanzoni rischia sul passaggio di Maccaferri, la palla torna fuori, il numero 66 segna i primi tre punti con la maglia di Lecco, nuovo massimo vantaggio, più 8 quando abbiamo superato da 20 secondi la boa di metà primo quarto. Rombaldoni serve Stanic, accetta il cambio Spera, lo accetta anche Maccaferri che si trova contro Perego, arriva al raddoppio di Quartieri, la palla esce fuori, Pederzini la fa girare per Rombaldoni, gran palla di Rombaldoni che frutta un altro fallo della difesa, terzo fallo di squadra, primo fallo di Alessandro Maccaferri, primo cambio in casa Bacheri, fa il suo esordio un sesto uomo di lusso come Santiago Bruno, esterno classe 1993 lo scorso anno nel girone di Abisceglie. Buono il primo di Pederzini, 14-7, ne ha un altro il numero 13 in maglia rossa, buono anche il secondo. Piacenza torna a meno 6 e prova ad allungare la difesa con Bruno che impedisce la ricezione a Maccaferri, a Quartieri che deve portare avanti la palla, trova molto bene Maccaferri che fa saltare Bruno, l'arresto e tiro, c'è l'errore, Spera lotta, mille in una selva di braccia, esce proprio Gaetano Spera, altri 14 secondi, pick and roll tra Balanzoni e Quartieri, chiude il palleggio Quartieri, la palla che gira per vie perimetrali, 5 secondi, pick and roll, Cacace costretto a forzare da 3, gran canestro di Alberto Cacace, 17-8. Ottimo inizio di Lecco, ancora un pochino imballata la Bacheri. Ora attacca Piacenza con Perego, Birindelli si ferma, poi prova ad andare dentro ma perde palla, l'ultimo tocco è di Rombaldoni e Piacenza che perde ancora palla, si ripartirà con la rimessa dal fondo, 17-8 per Lecco, 3 falli di squadra a Tefta, 3:35 sul cronometro del primo periodo. Maccaferri spera, ancora Maccaferri spera nuovamente, arriva Cacace ma spera, va da 2 punti e mette dentro il 7° punto della sua partita, 19-8 Lecco, più 11 Rombaldoni. Bruno Perego va a cercare il pick and roll, poi Pederzini si butta dentro, deve tornare fuori da Bruno, da 2 punti, palla che balla sul ferro, poi arriva Balanzoni a rimbalzo, riparte Lecco con Quartieri. Quartieri da 3! Daniele Quartieri, 22-8 più 14 Lecco, 2:58 sul cronometro. Chiedeva un fallo la panchina di Piacenza. Non c'è nessun timeout. Avvio di fuoco per la Gimar con Spera, Maccaferri e Quartieri a colpire dall'arco. Ora Santiago Bruno dalla fondo, si fa vedere Rombaldoni ma la palla è subito per Birindelli, poi Rombaldoni conduce lui questa azione, il pick and roll di Perego che poi si fa vedere a centro area, Rombaldoni lo serve, poi Perego va col mezzo gancio a sbagliare, allora riparte Lecco con Cacace, Maccaferri dall'altra parte, c'è Quartieri, Maccaferri lo cerca, Quartieri da 3 subito, ferro, poi Pederzini a rimbalzo, riparte Piacenza con Rombaldoni, gran palla dentro per Birindelli che voleva anche un fallo ma che assist di Rodolfo Rombaldoni, e Piacenza che arriva in doppia cifra quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo periodo. Adesso attacca Lecco con Quartieri, Spera il giro palla che arriva fino a numero 66 Maccaferri, poi Cacace prova ad andare dentro lui, il tiro in allontanamento, ferro, rimbalzo di Bruno, dall'altra parte c'è Perego, la palla sotto per Pederzini e Piacenza che torna a meno 10 dopo il meno 14 sulla tripla di Quartieri, fallo di Pederzini,
quarto fallo di squadra per la Bateri. C'è anche il, ci sono anche un paio di cambi. Esce Perego, entra Stanic nuovamente, fuori Cacace, dentro Fabi, fuori anche Spera e dentro Morgillo. Cacace, Maccaferri, Fabi, Maccaferri, va fuori Maccaferri per Cacace, azione un po' troppo elaborata forse, allora Maccaferri si butta dentro da solo ma viene murato e riparte dall'altra parte Birindelli, bravo Cacace a difendere, non fa fallo però Birindelli riesce a segnare, chiede un altro fallo, poi Morgillo si addormenta sulla ricezione e rischia di perdere palla Lecco, time out chiamato da coach Massimo Meneguzzo, ora Piacenza ha fatto vedere che è viva ed è tutt'altro fuori dalla partita. 6-0 di parziale, parziale aperto con Piacenza che riesce adesso ha iniziato ad allungare la difesa, ci ha messo qualche minuto per carburare ma adesso sta mettendo sul parquet grande intensità, soprattutto grazie all'innesto di Santiago Bruno che ha portato aggressività e poi diciamo anche l'ottima scelta di coach Coppeta di abbassare il quintetto togliendo Perego e facendo giocare Rombaldoni o Pedersini alternativamente da numero 4, ha permesso alla propria squadra di riuscire ad essere più aggressiva e quindi di cercare di portare via qualche pallone in più. Si riprende con 22 secondi sul cronometro dei 24, quindi Lecco avrà 6 secondi per superare la metà campo. Contro la difesa pressing riesce a superarlo Cacace che si era fatto vedere molto bene andando in una di quelle zone che il pressing difficilmente riesce a coprire. Fabi va da Maccaferri, sulle sue tracce c'è Stanic, pick and roll, ottimo lo show di Birindelli, 6 secondi. Altra azione in cui Lecco dovrà forzare, Fabi in qualche modo, poi fallo davvero veniale di Nicola Stanic, se non andiamo errati, esatto, la segnalazione è a punire proprio il numero 7, secondo fallo anche per Nicola Stanic. Fabi potrà andare così in lunetta con due tiri liberi. Buono il primo dell'ex San Severo, ne avrà un'altra a disposizione il playmaker cresciuto nel Porto Sant'Elpidio Basket, assegna anche il secondo, 2-2, torna in doppia cifra il vantaggio della Gimar, 24-14, ultimo giro d'orologio, Bruno rischia di pasticciare, poi in qualche modo riesce a trovare Pedersini libero, c'è il canestro da 3 punti, 24 Gimar, 17 Bacheri, un altro punticino guadagnato e parziale aperto di 9-2. Bello intanto il taglio di Maccaferri su un piede solo, Maccaferri davvero pregevole il canestro buttandosi all'indietro del numero 66. Piacenza non può andare fino in fondo, 14 secondi sul cronometro di 24, 18 ora per andare al tiro, ci sono circa 7 secondi di discrepanza. Bruno dal mezzo angolo a segno, 26-19, già dall'altra parte Maccaferri contro Santiago Bruno, arriva al raddoppio, si fa vedere Balanzoni, attacca lui il canestro, va fino in fondo, c'è l'errore, Morgillo rimbalzo alla scadere, va a segno e subisce il fallo tra le proteste dei giocatori avversari, fallo ravvisato al numero 8 Santiago Bruno, primo fallo personale. Ci sarà il tiro libero supplementare a cronometro fermo, Lecco può andare al riposo sulla doppia cifra di vantaggio se Ivan Morgillo
riuscisse a chiudere il gioco da tre punti. Così è, si va al primo mini riposo sul 29-19 per la Gimar Lecco. Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo. Lecco riparte con Maccaferri, Fabi, Cacace, Calò e Morgillo. Risponde Piacenza con Stanic, Rombaldoni, Pederzini, Bruno e Perego. Primo possesso per la Baccheri. Bruno già sul punto di battuta, a metà campo davanti a lui. Matteo, Fabi, 2-2 dalla lunetta per lui nel corso del primo periodo. Riceve Stanic, Maccaferri subito a fronteggiarlo in pressing, ancora Stanic, palla dentro per Pederzini che scappa via a Calò e poi con un fallo non lo fa segnare ma lo manda in lunetta. Due liberi per Pederzini, va con la primo, sbaglia. Va con la secondo, a segno, 29-10, sempre per Lecco. Calò, Fabi, ancora Calò, porta su palla il classe 98, cresciuto nell'Olimpia Milano l'anno scorso in C-Gold, la promozione per lui a Bernareggio. Fabi, ancora Calò, Cacace, Maccaferri pensa alla tripla solo per un attimo, poi c'è Pederzini davanti a lui e Maccaferri gli mette in faccia due punti, 31-10, 31-20 scusate. Tanto Pederzini dall'altra parte va a scaricare fuori per Rombaldoni, il controllo palla è difficile, allora prova a creare spazio Perego. Rombaldoni, bravo Calò su di lui, la palla fuori ancora Pederzini, Cacace, va Pederzini con una mano a trovare solo il ferro, da fuori Stanic, palla che balla sul ferro, è sfortunata Piacenza. Riparte allora Lecco con Maccaferri, allarga per Cacace, si prende la tripla, ferro, poi Morgillo a rimbalzo, la tocca soltanto Stanic, lancia per Pederzini che va forse a subire fallo, non fischia nessuno, i tifosi di Piacenza inferociti. Allora Cacace, Fabi, si prende la tripla, Fabi, ferro, Stanic, molta confusione in questa fase del match, ma Lecco è sulla più 11. Stanic va dall'altra parte, il fallo di Morgillo, due liberi per Nicolas Stanic, classe 84, playmaker. Intanto un cambio, fuori Pederzini, dentro Edoardo Maresca, classe 1998, prodotto del settore giovanile di Cantù. Dall'altra parte, fuori Calò, dentro Gaetano Spera, due liberi per Stanic. Va col primo, corto. Va col secondo, a segno, 1-2. Per il playmaker della Baccheri, ora Fabi, tocca a lui portare su palla. Stanic su di lui, Morgillo, ancora Fabi. La palla dentro in post basso verso Morgillo che prova a girarsi, poi va col gancio, tabella e retina per Ivan Morgillo, ottimo apporto anche il suo dalla panchina. Sono questi i punti che servono a Lecco per vincere anche partite tese e difficili come questa. Potenzialmente sono due squadre che possono avere 10 punti almeno da 7 uomini, se poi pensiamo a Piacenza ne potrebbe avere 10 anche da 10 uomini. E ricordiamo che addirittura Piacenza ancora sta cercando di tesserare David Hawkins. Dall'altra parte Cacace in transizione veloce non riesce a trovare la via del canestro e coach Meneguzzo concede il primo riposo della partita anche ad Alessandro Maccaferri.
torna sul parquet Daniele Quartieri, cambio anche per coach Coppeta, fuori Rodolfo Rombaldoni, torna il numero 13 Riccardo Pederzini, fa vedere Fabi, riesce a ricevere in punta Pespera, continua la solita ruota che abbiamo visto molto spesso in questo avvio di partita da parte della Gimar. Spera, vuole giocarsela contro Pederzini, gran bell'uso del perno, altri due a tabellone per Gaetano Spera, che se non andiamo errati è il miglior realizzatore dell'incontro con 9 punti. Dall'altra parte ancora Spera protagonista, stavolta viene attaccato da Perego, si gira sul perno, stavolta c'è l'errore, può ripartire Lecco che intanto è tornata sul massimo vantaggio della partita, più 14, 35-21 quando stiamo per entrare negli ultimi 6 minuti di questo di questa seconda frazione. Buono l'alto basso, però il pallone è impreciso, in questo caso buona l'idea, non altrettanto l'esecuzione. Stanic già dall'altra parte, il resto è tiro in faccia a Cacace, gran canestro di Nicola Stanic in faccia ad Alberto Cacace. Fabi aspetta l'uscita, si prepara per uscire Quartieri, passaggio un pochino impreciso ma Quartieri riesce a ricevere, gran palla sotto per Morgillo che si ritrova il pallone in mano, gli arbitri ravvisano l'infrazione di passi, decisione al limite, poteva starci anche l'eventuale intenzione di tiro, perché sappiamo che qualora ci sia intenzione di tiro non è infrazione di passi, almeno da un paio d'anni a questa parte. Recupera palla comunque la Bacheri, a superare la metà campo è Santiago Bruno, poi si torna nelle mani del cervello di Piacenza, Nicola Stanic, pick and roll con Birindelli, accettano il cambio Morgillo e Fabi, solo che rimane completamente solo Birindelli. Stanic non ha difficoltà a trovarlo sotto canestro, altro mini parziale di 4-0, Piacenza si riporta a meno 10, 35 Lecco, 25 Bacheri. Dall'altra parte Stanic con tutta la maestria del mondo va a mettere il suo corpo davanti a quello di Morgillo, fallo in attacco per Morgillo, si tratta del secondo fallo personale, terzo di squadra per Lecco quando non siamo nemmeno a metà della seconda frazione. Ancora zero la Bacheri, doppio cambio, tornano Balanzoni e Macaferri a lasciargli il posto, Morgillo e Cacace. Possesso Piacenza ora con Perego, palla in mano, Balanzoni va aggressivo su di lui, Pederzini, Bruno pensa al tiro da due, lo prova Ferro, poi più in alto di tutti, 210 centimetri di Gaetano Spera. E allora Lecco è già dall'altra parte con Macaferri, raddoppiato, Spera pensa alla tripla, se la prende, solo il Ferro risputa indietro il pallone. Allora Piacenza può andare di là con Stanic, l'assist pregevole per Perego e Piacenza che torna a meno 8. Spera, Macaferri, Fabi, Spera, Quartieri, 8 secondi sul cronometro dei 24, Quartieri allarga per Fabi subito da 3 punti, Ferro, poi c'è fallo di Spera su Perego, giustissimo, 4 falli di squadra per Lecco. E intanto c'è un cambio nelle file della Bacheri, pronta ad entrare con il numero 11 Filippo Guerra, un under classe 97 l'anno scorso già nella rosa biancorossa, a fargli spazio Santiago Bruno, ed è proprio Guerra che va a prendersi carico della rimessa dal fondo, consegna subito a Stanic la palla per Pederzini in post basso, il mismatch contro Quartieri, Pederzini riesce a trovare due liberi e Pederzini sta diventando sempre di più una spina nel fianco in area, questa volta Quartieri obbligato al fallo, 4:42 sul cronometro, 35-27 per Lecco che ha già esaurito il bonus falli, mentre Piacenza non ne ha ancora commesso uno. Pederzini con la primo, Piacenza che si avvicina
ancora di più. Ma Pedersini con la seconda, 2 su 2, 35-29. Come segna giustamente il tabellone, ora in ritardo, più 6 per Lecco. Quartieri, arresto, tiro da 2, molto importante, che dà ossigeno a Lecco. Torna sulla più 8 la Gimar. Pedersini, Stanic. Allarga per Pedersini. Dentro per Birindelli, va a terra Balanzoni, non c'è fallo, ma Birindelli sbaglia totalmente il tiro, non trovando nemmeno il ferro. Allora Maccaferri di là, c'è il fallo di Stanic, dovrebbe essere il terzo personale del numero 7. Ed è proprio il terzo fallo personale per Stanic, che uscendo ha qualcosa da dire agli arbitri, che però fanno finta di niente, quindi si ripartirà con la rimessa laterale per la Gimar. Fabi sul punto di battuta. Maccaferri viene a ricevere, poi c'è il rischio di infrazione di 5 secondi, che infatti così è, forse in ritardo. Si sono fatti vedere Maccaferri e Quartieri, che erano i due che avrebbero dovuto andare a ricevere da Fabi, e Lecco che regala letteralmente, parla a Piacenza. Rombaldoni, Perego, si gira subito, contro Spera, fuori per Pedersini, il tiro è da 2 punti, non da 3 perché aveva un piede sulla linea. 3:48, ora attacca Lecco. Sta alzando di giri la difesa di Piacenza, pick and roll intanto centrale con Spera che rolla, in un secondo momento si fa vedere Balanzoni, gira la palla bene, Fabia tanto spazio e trova la tripla al terzo tentativo. Matteo Fabi, 5 punti per lui, Lecco torna a più 9. Adesso Fabi deve fronteggiare tutti i centimetri di Rombaldoni, va a lo porta a spalle a canestro, poi sbaglia l'appoggio a tabellone. Rombaldoni, dall'altra parte c'è il fallo di Riccardo Pedersini, cenno d'intesa con Daniele Quartieri. Per Pedersini si tratta del secondo fallo personale, secondo di squadra anche per la Bacheri. Nuovo cambio per la Gimar, esce Matteo Fabi, torna sul parquet Alberto Cacace. Rimessa davanti alla panchina lecchese, 20 secondi sul cronometro, Spera portare un pick and roll alto per Maccaferri, poi lo stesso Spera consegna il pallone a Quartieri, c'è il cambio, è finito Pedersini sulle tracce di Spera, vuole attaccarlo Spera, poi la palla torna fuori, 7 secondi, ancora Spera, deve attaccare, si gira sul perno, se mi gancio di destro c'è l'errore, a rimbalzo svetta Birindelli, palla già nelle mani di Rodolfo Rombaldoni che vuole attaccare subito Cacace, pick and roll, la palla gira molto bene, Guerra attacca molto bene il recupero di Quartieri, ma Quartieri è bravo a tenerlo, Rombaldoni perde forse l'attimo dalla tacca del tiro libero, sbaglia un altro tiro, già dall'altra parte Maccaferri vede l'arrivo di Quartieri, in transizione vuole attaccare Guerra, gran palla per Balanzoni, c'è l'errore, forse poteva starci anche il fallo, rimane a terra Pedersini, già dall'altra parte ci mette una mano molto coraggiosamente Alberto Cacace. Intanto dall'altra parte è rimasto a terra Riccardo Pedersini, ha preso un colpo al costato il numero 13. Con i giocatori della Bacheri che sono comunque andati avanti. Colpo fortuito quello preso da Pedersini, che si è messo sulla traiettoria di Balanzoni, e sappiamo che non è così, no, né Pedersini né Balanzoni non è che siano così piccoli. Dall'altra parte in difesa non c'è comunicazione sul blocco sotto canestro, due troppo facili per lo stesso Pedersini,
che riportano a meno 7 Piacenza. Balanzoni con un'invenzione, cambia mano in volo. E se ormai hanno capito che Balanzoni va solo a sinistra, lui stasera sta usando solo la destra. Dall'altra parte Guerra cade nel tranello che gli ha servito. Maccaferri, fallo in attacco, e Guerra che viene richiamato in panchina da Coppeta, che rispedisce sul parquet Santiago Bruno. Terzo fallo di squadra per Piacenza. Ultimi due minuti prima dell'intervallo lungo, più 9 Lecco. Quartieri intanto con un tiraccio che non prende neanche il ferro, ma la palla viene catturata da Balanzoni. Sparisce il cronometro dei 24 secondi. Presumibile un reset a 10. Così è. La palla non avendo toccato la mano, non avendo toccato, scusate, né ferro né tabellone, non può, per questo motivo non può essere resettato il cronometro ai 14 canonici. Coppeta intanto ha ancora da lamentarsi. Il tiro è avvenuto con 19, al minimo 18 secondi. Logico che ne siano passati appena 8. Tutto pronto per ripartire, si fa vedere Maccaferri, pick and roll immediato, 9 secondi, deve attaccare Maccaferri contro, poi invece si va da Birindelli, trovato molto bene Balanzoni che ha mismatch favorevole con Rombaldoni, sfortunato con la palla che tocca 3 volte il ferro e poi esce. Già dall'altra parte Rombaldoni trova molto bene Pedersini, troppo libero, altri 3 a segno per Pedersini. Piacenza che torna al minimo svantaggio, meno 6. Da molto tempo non era così a contatto la Bacheri. 42 Lecco, 36 Piacenza, ma c'è la tripla immediata di Maccaferri che risponde a quella di Pedersini. Quando ci stiamo avvicinando all'ultimo giro di orologio, Lecco è tornata a più 9. 60 secondi al termine, Rombaldoni da 3 punti. Pedersini, Maccaferri, Rombaldoni, tutti da 3. Ora Quartieri rallenta perché vuole ragionare, arriva Cacace a ricevere, poi spera, si infila Maccaferri nel pitturato, posizione insolita per lui, Quartieri, e poi c'è l'affallo di Balanzoni in attacco su Pedersini. Meneguzzo che non riesce a comprendere la chiamata arbitrale. Intanto viene chiamato time out a 37 secondi dalla fine. Lecco è in vantaggio 45-39. Si fanno sentire i tifosi giunti da Piacenza, una settantina, 80 persone. Si ripartirà quindi con la rimessa da fondo per Piacenza. Ne approfitta anche Meneguzzo per dare qualche accorgimento tattico ai suoi. Fischiano gli arbitri, si deve rientrare sul parquet. Due possessi alla fine del periodo e Lecco può chiudere in ogni caso avanti. Birindelli va a raccogliere palla, Meneguzzo intanto cerca di spiegarsi ancora con gli arbitri. Rombaldoni, Cacace non lo molla, Perego, Rombaldoni, poi c'è l'affallo di Cacace sul numero 5,
e dovrebbe essere il terzo personale per il numero 22 di Lecco. Coppetta intanto manda sul cubo dei cambi Guerra, fuori Pedersini per fargli posto, dall'altra parte dentro Fabi al posto di Cacace. 25 secondi alla fine, due liberi per Rombaldoni. Va col primo Rombaldoni a segno. Va Rombaldoni col secondo, dentro anche questo. Time out chiamato da Meneguzzo per l'ultimo possesso, sicuramente, probabilmente, del periodo, se Lecco deciderà di andare fino in fondo e poi di colpire con un tiro da due punti o da tre punti, questo lo vedremo. Percentuali alte dal campo per entrambe le formazioni, prova nel 45-41 per ora, quasi allo scoccare dei 20, dei primi 20 minuti di partita. Maccaferri, Fabi, Quartieri, Spera e Balanzoni, Guerra, Rombaldoni, Perego, Bruno e Birindelli per Piacenza. Possesso Lecco, posizione di playmaker, ci va Quartieri. Salta secco Bruno, poi rischia la persa, ma la palla è ancora di Lecco. 10 secondi sul cronometro dei 24. Maccaferri va a sbracciare nell'angolo per Fabi, da tre punti Fabi! 48-41 più 7, poi perde palla Rombaldoni, Quartieri spara subito ma il tempo è finito, si va a riposo sul 48-41 per la Gimar. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo dopo il 48-41 dei primi 20 minuti, con 10 punti di Maccaferri, 9 di Spera e 8 di Fabi dalla panchina. Lecco Piacenza si riparte con gli stessi quintetti del primo minuto: Maccaferri, Quartieri, Cacace, Spera e Balanzoni da una parte, Stanic, Rombaldoni, Birindelli, Pedersini e Perego dall'altra. Maccaferri, primo possesso Lecco, Quartieri. C'è fallo di Pedersini, Birindelli, primo fallo di Piacenza nel corso del terzo periodo e anche primo fallo personale per Birindelli. Maccaferri, Spera, Cacace, la palla morbida dentro per Quartieri che da sotto sbaglia, poi col secondo tentativo mette dentro il 50° punto, più 9 Lecco. Pedersini, Piacenza corre già dall'altra parte, Stanic, Rombaldoni, tripla immediata, Ferro poi a rimbalzo, bravo Pedersini, poi è Cacace a sradicargli palla dalle mani e corre dall'altra parte il 22, Balanzoni, Cacace, Maccaferri, Spera, Cacace, Balanzoni, Cacace si prende la tripla dentro, Cacace 53-41 e Lecco che parte a razzo come nel primo periodo. 5-0 di parziale in un minuto. Balanzoni va a recuperare palla su Birindelli, Maccaferri, Cacace, Quartieri,
trova la fessura per Balanzoni che va ad appoggiarsi a Birindelli. 7-0 di parziale e Copeta non può far altro che chiamare time out. Super Gimar. Lecco è ripartita attaccando come sa, è tornata a dar la palla sotto canestro. ...8:29 sul cronometro, 55-41 per Lecco che trova il nuovo massimo vantaggio a più 14. Un fallo di squadra per Piacenza, 0 per Lecco in questo primo minuto e mezzo. Time out chiamato dalla panchina di Piacenza, fischiano gli arbitri, si ritorna sulla parquet. Si ritorna sul parquet con Piacenza che sicuramente adesso riproverà a far vedere quella difesa allungata, quell'aggressività che a cavallo tra primo e secondo quarto ha fruttato un cospicuo bottino permettendole di recuperare. Intanto l'arbitro, come fatto in precedenza nel secondo quarto con Balanzoni, va ad ammonire Riccardo Pederzini per una presunta simulazione. Rombaldoni chiude il palleggio contro quartieri, si fa vedere Birindelli, il blocco di Perego, si cerca Rombaldoni ma sono le braccia lunghissime di Spera. Già dall'altra parte quartieri, tiro da tre in transizione, massimo vantaggio Gimar più 17, 10-0 di parziale. Intanto c'è qualche problema al tavolo. Meneguzzo si è lamentato con gli ufficiali di campo, non riusciamo a cogliere il motivo. Forse altri problemi con il cronometro. Che viene fatto retrocedere fino agli 8 minuti e 30, no. Tanto Coppeta riprova la mossa come nella prima frazione, c'è pronto sul cubo dei cambi Santiago Bruno. Cronometro che viene fatto fermare sugli 8 minuti e 10 secondi. Stessa mossa, Coppeta ci riprova, abbassa il quintetto, giocherà presumibilmente Pederzini in alternanza con Rombaldoni da numero 4, perché torna in panchina Birindelli e rientra Santiago Bruno. Si può riprendere la rimessa sul lato lungo nelle mani di Rombaldoni che serve in punta Riccardo Perego. Perego va dal suo playmaker, poi riceve contro quartieri, scarica fuori per Bruno, altro pick and roll con Perego, c'è il fallo del numero 18 Daniele Quartieri. Secondo fallo per il capitano della Gimar, primo fallo di squadra per i padroni di casa. Altra rimessa laterale, stavolta con 14 secondi, ancora pick and roll, accetta il cambio Cacace, troppo libero Pederzini che però ha una ricezione alquanto difettosa, sulla palla si avventa Balanzoni, siamo già dall'altra parte. La palla gira, quartiere in punta, vuole attaccare Bruno, pick and roll con Balanzoni, palla che gira bene per Spera, il suo tiro dalla sua mattonella va in doppia cifra, anche Gaetano Spera. Undicesimo punto, Lecco che sfiora addirittura le 20 lunghezze di vantaggio, rottura prolungata, 2 minuti e mezzo per Piacenza senza segnare, c'è il fallo dall'altra parte.
Fallo del numero 66, Maccaferri, se non andiamo errati dovrebbe essere il secondo, anche per lui, così è. Altra rimessa sul lato lungo, sempre Pedersini a ricevere con il blocco di Rombaldoni che poi si fa vedere per la ricezione, su di lui c'è Maccaferri, arriva il raddoppio di Balanzoni, si gira bene Rombaldoni ma è un cross il suo, errore, altro errore quasi casuale dall'altra parte, Quartieri, altra tripla, Lecco più 22, parziale incredibile in avvio e però arriva l'ingenuità, quarto fallo di Cacace, troppo aggressivo, preso forse dalla foga del momento, non è riuscito a controllarsi, cambio immediato per coach Meneguzzo, torna Matteo Fabi, è Fabi a prendersi cura di Stanic, arresto e tiro poi in faccia a Quartieri dopo il pick and roll, torna a segnare Piacenza, più 20 Gimar, 63-43 Quartieri, adesso è una stufa bollente, ne manda a segno un'altra, più 23 e parziale che arriva sul 18-2 per Lecco quando mancano 6 minuti e 20 alla terza sirena di gioco. Lecco sulla più 23, 66-43, Quartieri scatenato dall'arco con un 3 su 3 consecutivo in un minuto e poi Fabi, anche lui da 3 punti, 69-43, più 26 Lecco, che sta dominando Piacenza, dominio totale della Gimar a 6 minuti dalla fine del terzo periodo. 69-43, solo 2 punti concessi alla Bacheri in 4 minuti. Lecco invece in 4 minuti ne ha fatti 21. 21 punti da 48 a 69. Piacenza invece da 41 appena 43. Timeout ancora, timeout chiamato da coach Coppeta. La Bacheri totalmente nel pallone perché dall'altra parte Lecco è un rullo compressore, Quartieri ha scavato il solco con 9 punti consecutivi, uno dietro l'altro con 3 triple, ora si riparte con Quartieri, spera Balanzoni, Maccaferri e Fabi, risponde Piacenza con Pedersini, Rombaldoni, Stanic, Bruno e Perego. Possesso per Piacenza con Bruno sul punto di battuta, subito in pressing sia Fabi che Maccaferri, Stanic prova a correre Piacenza se vuole rientrare in partita, Bruno fuori per Rombaldoni, la palla dentro, un'altra persa, recupera Spera, allora riparte Lecco con Maccaferri, palla dentro, Quartieri solo ferro, poi Spera recupera Fabi, extra possesso Lecco, fallo di Pedersini, bene così per la Gimar. Intanto cambio, fuori Rombaldoni, dentro Birindelli, terzo fallo personale del numero 13 Pedersini intanto, e secondo fallo di squadra per la Bacheri. Balanzoni fuori per Maccaferri, gran palla dentro per Spera che però non riesce a controllare, allora riparte Piacenza in contropiede, Pedersini va ad appoggiare due punti comodi, Maccaferri ora si ferma, prova a ragionare, Spera, Fabi, Balanzoni, Fabi, Maccaferri da tre punti, Maccaferri 72-45, più 27 Lecco, Stanic dall'altra parte, Balanzoni lo cancella,
con la stoppata cancella Stanic Balanzoni. Allora Quartieri pensa alla tripla, ma si ferma, prova a ragionare. Fabi, anche lui per un momento pensa alla conclusione da lontano, poi va a appoggiare due punti che fanno comodissimo a Lecco. Più 29 Lecco. Stanic, palla dentro per Pedersini, recupera Quartieri. Dentro per Balanzoni che però non controlla. Palla persa, Lecco. Chiede scusa Quartieri. Fuori Perego, dentro Maresca. Prova la linea verde Coppeta, dall'altra parte risponde Meneguzzo. Fuori Balanzoni, dentro Morgillo. 74-45 per Lecco, 4-38 nel corso, ancora da giocare nel corso del terzo periodo. Lecco che adesso sembra in controllo. Lecco può gestire più che controllare, perché contro queste squadre non c'è da dar nulla per scontato, però l'impatto veramente ha sortito un effetto clamoroso. Con Piacenza capace di segnare appena 4 punti, perde un'altra palla Piacenza, calpesta la linea laterale Edoardo Maresca. Lecco che addirittura può andare in tripla cifra di vantaggio. Maccaferri a chiamare lo schema 0 contro la zona di Piacenza, ultima arma che prova a giocarsi Coppeta. Spera, gran palla sotto per Morgillo, tutto facile, la difesa non ruota, ma l'avevamo detto neanche a inizio partita, se la palla gira veloce contro una squadra diciamo non così rapida a cambiare fronte almeno in difesa, non si possono far altro che trovare dei buchi. Intanto fallo un po' veniale per Maccaferri. Dovrebbe essere il terzo fallo per il playmaker cresciuto nel San Lazzaro. Così è, Lecco esaurisce il bonus con questo fallo. Intanto Stanic va a segno con il primo dei due tiri liberi. Buono anche il secondo, meno 29. Cambio per la Gimar, fa il suo esordio Marco Vitelli. Un po' di meritato riposo per Alessandro Maccaferri. Intanto Fabi prova a battere la difesa allungata, ma riesce bene a uscire dalla trappola organizzata dai biancorossi. Palla sul lato, si fa vedere Spera che riceve, consegnato per Quartieri. Quartieri rischia di perdere la palla, chiude il palleggio prematuramente, prova a girarsi su un piede solo, è corto ma rimbalzo Marco Vitelli. Bravissimo il ragazzo cresciuto a Lecco. Quartieri prova a mettere un'altra delle sue triple, c'è l'errore, altro rimbalzo in attacco per Lecco. 3 minuti e 10 alla fine, c'è il fallo su Morgillo, fallo del numero 13 Pedersini. Dovrebbe essere anche per lui il terzo fallo, anzi no, quarta penalità personale per il miglior realizzatore di Piacenza, che viene richiamato prontamente in panchina. Torna Rodolfo Rombaldoni, rimessa da fondo campo per la Gimar, qualche difficoltà ma riesce a ricevere Quartieri, altissimo quasi a centrocampo Spera, poi la palla finisce nelle mani di Fabi, pick and roll, vuole attaccare Spera ma c'è la manona di Rombaldoni e poi viene fischiato un antisportivo a nostro avviso giusto per i nuovi regolamenti. Purtroppo è stata rivista anche la normativa sugli antisportivi. Se in una situazione di capovolgimento di fronte l'uomo non è perfettamente davanti ma è anche un pelo lateralmente, prova a mettere un braccio per fermare la transizione, tutti questi falli verranno considerati antisportivi da quest'anno. Rombaldoni concretizza entrambi i tiri dalla linea della carità, ultimi 3 minuti della terza frazione. Piacenza è ancora
a meno 27. Birindelli prova ad accorciare con la tripla, c'è l'errore, svetta Morgillo a rimbalzo e coach Coppetta si lamenta per la fretta con cui è stato preso questo tiro. Quartieri, la palla che gira ancora, rimane però sempre sul perimetro, deve attaccare Quartieri, ha davanti Birindelli, un paio di palleggi, Birindelli lo contiene molto bene, poi una palla spettacolare sul taglio di Matteo Fabi, tutto veramente fatto molto bene. Intanto c'è Calò pronto sul cubo dei cambi, vedremo a chi subentrerà Rombaldoni. Intanto il cambio passo su Quartieri, rischia di perdere palla, va dentro Bruno, c'è fallo di Vitelli. Esce proprio il numero 5 e dentro è il numero 7, Ruben Calò. Due liberi per Piacenza, va col primo Bruno a segno, riduce sul meno 28, va col secondo Bruno, dentro anche questo. Quartieri, intanto è entrato Guaccio per Piacenza, l'anno scorso in A2 a Reggio Calabria, classe 98. Lecco va a perdere palla perché non riesce a ricevere Fabi, quindi time out chiamato da coach Meneguzzo quando manca 1 minuto e 59 secondi per la precisione alla fine del terzo periodo, e poi ci saranno gli ultimi 10 minuti ancora da vivere. '78-51, Gimar sempre in controllo della partita. Anche se nello sport mai dire mai, il vantaggio di Lecco è cospicuo, ma ci sono ancora 12 minuti da giocare. 78-51 per Lecco, si ripresenta sul parquet la Gimar con Fabi, Balanzoni, Calò, Quartieri e Morgillo, dall'altra parte Maresca, Bruno, Rombaldoni, Stanic e Birindelli. Ah, scusate, non Maresca ma Guaccio. Rombaldoni, Stanic, Birindelli, Rombaldoni, Guaccio da tre punti subito, non prende nemmeno il ferro, recupera l'eco allora con Fabi, bravo a ripartire, forse un fallo di Birindelli, non fischia l'arbitro, sembrava abbastanza netta l'infrazione. Morgillo si prende lui il tiro da due punti, ferro, poi va Calò bene a rimbalzo, non riesce a trattenere però il pallone, allora riparte Piacenza con Stanic, intanto si muove il cronometro e questo è un bene per la Gimar. Guaccio da sotto mette dentro due punti, 78-53. Ora Fabi che rallenta per ragionare questi ultimi secondi di terzo periodo. Morgillo, Balanzoni, Fabi, Morgillo si prende ancora il tiro da due, Morgillo con la mancino e l'eco fa 80-53. Rombaldoni, Stanic, arriva Fabi, c'è il fallo, troppa irruenza qua da parte di Matteo Fabi, ottima comunque la sua partita fino a questo punto del match. Ora però manda in lunetta Piacenza con due liberi perché l'eco è già in bonus. Va col primo Stanic. Va col secondo, dentro anche questo, 2 su 2.
80 a 55. 25 punti precisi separano Lecco da Piacenza. Fabi, Quartieri si butta dentro, poi in allontanamento fa un altro canestro su per il capitano Daniele Quartieri. 82-55. Si era visto un po' poco forse nel primo tempo, ma in questo terzo periodo sta letteralmente dominando sul parquet del Bione. Altra palla persa di Piacenza, e allora Lecco che può andare fino in fondo con Fabi, che chiama il pick and roll di Balanzoni. Birindelli su Fabi, va dentro Fabi. Birindelli, mano sulla gola per fermarlo, e ora cambio, fuori Quartieri, dentro Vitelli. Vitelli si fa vedere, Calò, poi Vitelli sbaglia la rimessa, cerca di recuperare Fabi, allora prova a rilanciare, ma è bravo Vitelli poi a recuperare, a sparare subito a Casaccio. Ma finisce il cronometro, 82 a 55 per Lecco, ultimi 10 minuti di gara. Si svegliasse col testa di cazzo di Espera. Tutto pronto per l'ultima frazione, Lecco sul più 27, 82 a 55 per la Gimar, che si ripresenta in campo con Maccaferri, Calò, Balanzoni, Morgillo e Fabi. Stanic, Guaccio, Perego, Bruno e Rombaldoni per Piacenza, che ora proverà un estremo tentativo di rientrare in partita, anche se recuperare 27 punti sarebbe un'impresa clamorosa, mai dire mai però, soprattutto in questo sport. Due liberi per Rombaldoni. Va col primo assegno il numero 5 di Piacenza, già alla in biancorosso tra il 2013 e il 2015. Va col secondo Rombaldoni, sbaglia Balanzoni a rimbalzo, riparte Lecco con Maccaferri, che poi dà la palla alla cieca, recupera Rombaldoni che va a schiacciare neanche troppo, non appendendosi al ferro. E Lecco che regala due punti. Perde ancora palla la Gimar. Bruno, Stanic da tre punti. Ferro, poi Balanzoni, Morgillo e Fabi. Maccaferri. Si prende la tripla Maccaferri. Ferro, poi va con la tap out. Perego, allora riparte la Baccheri con Stanic, allarga per Rombaldoni, si ferma il numero 5, classe 1976, tiro in allontanamento di Rombaldoni, ferro doppio, altro errore, riparte Lecco che ancora non ha trovato la via del canestro. Quartieri pronto sul cubo dei cambi, Maccaferri, Fabi dentro per Balanzoni, Balanzoni contro Guaccio, gran palla di Balanzoni per Calò che riesce a subire fallo e andrà quindi in lunetta. Due liberi a disposizione per Calò, fuori Maccaferri, dentro Quartieri. Va Calò col primo, sbaglia. Va col secondo Calò, questa volta a
segno 1 su 2 per il numero 7, 83-58 per Lecco, che rimane a 25 punti di distacco. Rombaldoni vuole far tutto da solo, lo tengono Quartieri e Calò, nessuno fa fallo, invece gli arbitri fischiano proprio il fallo. E ci sono anche due tiri liberi. D'esperienza Rombaldoni va a prendersi due tiri liberi. Va con la primo Rombaldoni a segno. Va con la secondo, sbaglia come prima, ancora uno su due. Morgillo a rimbalzo, più in alto di tutti. Fabi imposta lui il possesso per la Gima, che rimane sempre a debita distanza di sicurezza. Tante interruzioni in questi primi due minuti, altro fallo. Fallo di Santiago Bruno. Secondo di squadra per Piacenza. Secondo anche per il numero 8. Intanto torna sul parquet Riccardo Pederzini a lasciargli il posto è Guaccio. Morgillo con la rimessa, Stanic che cerca di impedire la ricezione a Fabi ma riesce a ricevere, palla che torna nelle mani di Morgillo, si va sotto canestro, poi la palla gira bene, Fabi da tre punti stavolta sbaglia, riesce, grande Morgillo che tiene anche il controllo nonostante fosse sdraiato a terra. Poi l'intervento di piede degno il miglior difensore di calcio ancora di Bruno. Altri 14 secondi per la Gimar. Piacenza che sta provando in tutti i modi a cercare di riallacciare almeno un piccolo filo sottile con il match. Ma Lecco adesso sta decisamente gestendo. Morgillo si fa vedere, palla Balanzoni, stanno per scadere i 24 secondi, c'è fallo in attacco del numero 14 Jacopo Balanzoni, secondo fallo per il centro della Gimar, terzo fallo di squadra. 7:44 al termine, 83 Lecco, 59 Piacenza. Piacenza che dal meno 7 di inizio terzo quarto si è ritrovata in appena 4 minuti sotto di 26 su l'onda che non riusciva più a arginare da parte di Lecco. Ancora Rombaldoni, sempre Calò sulle sue tracce, bravo Calò a tenerlo, poi Rombaldoni usa fisico ed esperienza, ne va a mettere altri due. Meno 22 adesso per Piacenza, 83-61. Fabi vuole giocare il pick and roll con Balanzoni, pick and roll laterale, Rombaldoni accetta il cambio e stoppa Fabi. Troppa fretta in questo caso per la Gimar, già dall'altra parte Pederzini, serve Stanic che attacca al recupero di Balanzoni, bravo Calò a metterci il corpo, poi a rimbalzo c'è il fallo di, non sappiamo se Morgillo o Quartieri, di Quartieri. Due tiri liberi per la Bacheri sul tentativo di correzione volante. Doppio cambio per coach Meneguzzo, escono Fabi e Calò, tornano Maccaferri e Cacace, quest'ultimo in panchina da tanti minuti visto il quarto fallo quasi a inizio terzo quarto. Perego sbaglia il primo, ne avrà un altro a disposizione dalla linea della carità, il numero 9, ex Orzinuovi, segna il secondo, 83 Lecco, 62 Piacenza,
un altro punticino rosicchiato. Adesso Lecco deve cercare la via del canestro, invece arriva un'altra palla persa. Momento di rottura prolungata e coach Meneguzzo chiama opportunamente time out. 6 minuti e 50. Il pressing di Piacenza che in un primo, almeno in un primo momento, non aveva sortito grossi effetti sull'attacco di Lecco, che ha continuato a giocare come ha fatto per tutti i primi tre quarti. Adesso sta inceppando qualche ingranaggio dell'attacco bianco-blu, anche forse troppa frenesia dopo l'ondata, la mareggiata violenta che si è abbattuta con quella scarica di tiri da tre punti arrivati in appena 3 minuti e mezzo. Lecco deve tornare a fare quello che ha fatto nelle prime due frazioni di gioco, ossia giocare possesso su possesso senza concedersi troppe distrazioni, perché concedere troppo a una squadra con questa esperienza può diventare un'arma a doppio taglio. Possesso Baccheri ora con Bruno Rombaldoni, conduce lui il possesso. Balanzoni prova a togliergli palla, Rombaldoni va a tirare da tre punti, scheggia solo il ferro. Allora può ripartire Lecco con Cacace, quartieri, nell'angolo c'è Maccaferri, la palla schiacciata dentro per Balanzoni, spera nell'angolo Cacace da tre punti, Alberto Cacace, 86-62, ed ecco che torna a colpire dall'arco. Solo 4 punti in 4 minuti però per la Gima, questo aveva permesso di ravvivare un po' Piacenza, che ora torna sotto di 22 lunghezze grazie alla penetrazione di Nicolas Stanic. Spera, quartieri, spera Cacace, quartieri, Cacace, nell'angolo per quartieri, ma in realtà non c'è nessuno. Perde ancora palla Lecco, si prepara a rientrare sul parquet Duilio Birindelli. Rombaldoni, Stanic, recupera palla Cacace, qua non c'è fallo di Stanic, nemmeno l'antisportivo, quindi, perché se avesse fischiato poteva dare solo antisportivo. E allora Perego mette in buca altri due punti e Piacenza torna a meno 20. Quartieri, spera, Balanzoni trova solo il ferro. Allora riparte Piacenza con Rombaldoni, supera tutti i costi corti Rombaldoni, la palla sotto per Birindelli, recupera Lecco con Balanzoni. Allora Maccaferri che lancia subito Cacace, che va a depositare l'88-66. Dentro Pederzini, canestro e fallo. Quinto fallo di Cacace, che deve obbligatoriamente lasciare il campo. Al suo posto dentro Matteo Fabi con la numero 66. Balanzoni, Maccaferri, nell'angolo per quartieri, ancora Maccaferri, prova ad andare dentro lui,
perde palla, ma c'è un fallo. 4-24, ancora da giocare. Più 20 tondo per Lecco. Quarto fallo intanto personale di Stanic. Maccaferri dalla fondo, fuori per quartieri, ancora Maccaferri. Vediamo se fa passare tempo Lecco. Maccaferri, Fabi, Fabi prova a far tutto da solo, però finisce il tempo e allora si riparte con la palla per Piacenza. Infrazione di 24 secondi. Piacenza che può tornare sotto le 20 lunghezze di svantaggio. Pick and roll, Stanic serve Bruno. Il tiro da tre allargando la gamba di Bruno. Fallo tecnico al numero 8. Giusto. Ha cercato in tutti i modi il contatto allargando la gamba. Corretta interpretazione dell'arbitro. Ci sarà dunque un tiro libero senza rimbalzo e poi rimessa a cavallo tra la metà campo offensiva e difensiva. Quartieri vede il pallone ballare tre volte sul ferro e poi uscire. Si resta dunque sul più 20 per Lecco, 3:57 al termine. Altre proteste in casa Piacenza. Prima Nicola Stanic è andato quasi oltre al limite. Intanto Rombaldoni, non proprio un fallo veniale, ha letteralmente spinto fuori dal campo Balanzoni. È in bonus anche la Bacheri, dunque Jacopo Balanzoni potrà andare in lunetta. Buono il primo di Balanzoni nel suo primo viaggio dalla linea della carità di stasera. Secondo libero per Balanzoni, buono anche questo. 90 punti a segno per Lecco, nuovo più 22, 3:50 al termine. Stanic ancora pick and roll, tanto spazio, riesce a trovare molto bene fuori Santiago Bruno. Altro tiro da tre, altro errore. E dunque un'altra occasione per Lecco di mettere altri punti a tabellone. Pick and roll tra Fabio e Balanzoni, buona la sponda di quartieri, va dall'altra parte, trova bene Maccaferri. Bell'alto basso, la palla gira alla perfezione, quartieri ha un'autostrada ma sbaglia il tiro da tre, ma come succede quando si muove la difesa? C'è il rimbalzo in attacco, poi Birindelli ha messo il gomito in mezzo tra il braccio e il pallone e ha avuto la peggio. Torna in campo Riccardo Perego, pronto anche numero 17 Maresca, anzi non è stato cambiato idea coach Coppeta. Gli ufficiali di campo però giustamente fanno notare che una volta chiesto il cambio va effettuato. Dunque entra Edoardo Maresca, esce Rodolfo Rombaldoni. Fabi a servire dalla rimessa Maccaferri, pick and roll laterale, poi spera, si allontana perché Maccaferri vuole attaccare Perego da tre, tiro da tre, c'è l'errore già dall'altra parte, tutto solo Perego, si mangia il layup, rimbalzo di un ottimo ancora Matteo Fabi. Ultimi 180 secondi
di questa bellissima partita. La palla va sotto, ma Balanzoni si trova contro Bruno. Palla in punta per Spera. Quartieri attacca il recupero di Perego, prova la tripla, c'è l'errore, tocca Spera, tocca Stanic e Lecco si guadagna così una nuova rimessa laterale, quando ci apprestiamo ormai davvero a entrare nel garbage time con lo striscione d'arrivo che è più vicino che mai per Lecco. Fabio arresta il tiro, c'è l'errore, a rimbalzo viene ravvisata un fallo a Gaetano Spera. Ci saranno due tiri liberi per la Bacheri. Terzo fallo di Spera. Lecco in bonus. Stanic è già pronto dalla linea della carità. In un match in cui ha segnato molto più dalla lunetta che dal campo. Cortissimo il primo tiro libero dell'ex playmaker dell'Eurobasket, che è letteralmente uscito dal match, come lo dimostra lo 0-2. Si resta sul più 22, 2-20 al termine. Maccaferri contro Stanic, pick and roll di Spera che non taglia. Maccaferri allora va in angolo, nell'angolo opposto da Fabi. Ancora circolazione molto farraginosa, Maccaferri dovrà forzare, su di lui c'è Maresca che ha 3 secondi dal termine, va a spendere un fallo che fa infuriare coach Coppeta. Due tiri liberi per Alessandro Maccaferri, con Lecco che può tornare a mettere punti a tabellone. Due liberi per Lecco, Maccaferri va col primo a muovere la retina, 91-68, più 23 per la Gimar. Va col secondo Maccaferri, dentro anche questo, 92-68, squadre entrambe in bonus e Maccaferri va a fare subito un fallo su Stanic, a regalare due punti, due tiri liberi, scusate, a Piacenza. Fuori Maccaferri, dentro Marco Vitelli, giovane, classe 98, numero 5. Applausi del Bione per Maccaferri, grandissima partita la sua. Per il numero 66 l'anno scorso a Faenza. Va Stanic col primo a segno. Va col secondo, sbaglia, va Balanzoni più in alto di tutti. Fabi, meno di due minuti al termine. Quartieri nell'angolo, pensa alla tripla, poi si ferma saggiamente perché Lecco deve far passare i secondi. Partita pressoché in mano, Vitelli rischia la persa, poi anche il passaggio per Spera non è dei migliori, ma l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia rossa, quindi Lecco rimane in zona d'attacco con Vitelli sul punto di battuta. Fa vedere Quartieri che viene a ricevere, però Bruno gli soffia il pallone, non riuscendo comunque a tenerlo in campo. Balanzoni perde ancora palla alla Gimar, allora Federzini, c'è Perego, prova ad attaccare Vitelli, va fuori per Federzini, ancora Balanzoni non vuole far segnare il numero 13, che poi si aiuta con la tabellone, mette dentro un gran bel canestro. Un minuto e mezzo alla fine, Piacenza che risale a meno 21. Fabi Spera, Quartieri, Fabi si prende la tripla, Fabi, Ferro, poi Spera, ovviamente più in alto di Bruno, ma qui pesano troppo i centimetri di differenza. Allora un minuto alla fine, Quartieri, Balanzoni, calò dentro, forse fallo, nessuno fischia, poi Spera si butta a lottare,
Gaetano Spera, la freccia gli dà ragione e Lecco rimane in zona d'attacco ed è vicinissimo alla prima vittoria in campionato dopo la sconfitta di Rimini, 92-71. Anzi, si riparte con la rimessa per Piacenza. Scaduti 24 secondi. Bruno da al fondo, Guerra. E Piacenza dopo il più 30 di sabato scorso, 89-59 con Desio e quattro uomini in doppia cifra. Subisce il primo stop stagionale a Lecco, così come era stato l'anno scorso in un'altra grandissima prova della Gimar, che poi riuscì ad andare a vincere anche di una sola lunghezza, 61-60 alla palla Anguissola, con i canestri decisivi, i tiri liberi decisivi di Quartieri. Intanto c'è spazio per un altro giovane, Alessandro Albenga, in campo al posto di Gaetano Spera. Perego sbaglia il primo libero. Mette dentro il secondo, 1-2. Balanzoni, si fa vedere Fabi. Quartieri, Albenga, porta su lui palla. C'è fallo di Pederzini, è il quinto e Pederzini chiude così la sua partita. Due tiri liberi intanto per Albenga, che può andare a referto dopo gli 8 punti segnati a Rimini. Può farne due anche contro Piacenza. 36 secondi alla fine, va col primo Albenga a segno. Va con la seconda Albenga, dentro anche questo, 2-2. E Lecco che amplia il margine, 94-72, più 22, 28 secondi alla fine. Guerra, ora dentro Bruno, contro Albenga che non vuole lasciarlo passare, poi bravo Calò, c'è fallo di Calò, due liberi per Santiago Bruno, l'ex Bisceglie, classe 93. Dentro anche Jack Garota con il numero 15 al posto di Balanzoni. C'è spazio per tutti questa sera. Sbaglia il primo Bruno. Va col secondo Bruno a segno, 1-2. Dentro anche Vitelli, fuori Quartieri e ora Lecco in campo con 3-98 e 1-97. Fabi, Calò. Fabi, fallo di Guerra, 13 secondi alla fine. Va Fabi con il primo. Dentro Fabi, 95-73, più 22. Va col secondo, Fabi sbaglia. Allora Perego va a rimbalzo. Guerra, 10 secondi, 9, 8, 7, 6. Per andare a segnare. L'ultima palla va a Guerra, però sbaglia tutto. Lo ferma Garota e Lecco vince 95-73.